Andrea Orazietti, campione della Borsa 2021. Come si diventa un bravo trader? Un consiglio per il nostro pubblico. Allora, la prima cosa sicuramente ci vuole pazienza, perché comunque bisogna dedicare del tempo a studiare i mercati, a studiare le metodologie. Poi sicuramente bisogna appassionarsi a qualche strumento in particolare, perché tanto i trader non sono tuttologi. Ognuno di noi che lo fa o per passione o per mestiere o per passatempo è specializzato in un ambito, quindi chi tratta di cripto, che in questo momento vanno tanto per la maggiore, chi tratta le azioni, chi tratta gli indici azionari o le materie prime. Quindi la considerazione è che studiare bene quello che ci appassiona di più e man mano che si prende confidenza allargare lo spettro delle conoscenze. L'altra cosa che devo dire è che il trader o il trading è una parte della gestione del risparmio. Io lavoro nell'ambito della gestione del risparmio, quindi quello che facciamo nella gestione del risparmio non è il trading. Il trading può aiutare a limitare le perdite o efficientare un portafoglio, però è una cosa totalmente diversa dal risparmio gestito o dalla gestione che viene fatta in ambito bancario o assicurativo. Perfetto Andrea, ti ringrazio e ti auguro un buon proseguimento qui a Investing Napoli 2022. Grazie a voi, buona giornata.